È un'estate a suo modo storica per le mura. Sono infatti in pieno svolgimento i lavori per il miglioramento della sicurezza del massimo monumento cittadino lucchese. Oltre all'installazione delle balaustre su alcuni tratti del versante interno delle cortine, sono entrati nel vivo anche i lavori per la risagomatura dei parapetti esterni. Con le immagini siamo sulla piattaforma Sanfrediano, dove gli operai incaricati ed una gru sono impegnati nell'opera. In sostanza si tratta di riportare in alto la terra che nel corso dei decenni si è spostata depositandosi alla base del terrapieno, a causa sia degli agenti atmosferici ma anche delle frequenti salite e passeggiate sui poggi. A causa di questi fenomeni, la sagoma dei parapetti si è molto addolcita, rendendo più invitante e agevole l'accesso per chi volesse salirci sopra. L'obiettivo invece adesso è quello di ripristinare i giusti angoli di inclinazione del terrapieno, sia per quanto riguarda la parete che guarda verso l'interno della cortina, ma anche alla sommità, che dovrà risultare leggermente inclinata verso l'esterno, in modo anche da evitare il ristagno delle acque piovane. Tutto questo per rendere immediatamente percepibile che i parapetti non sono una superficie su cui passeggiare, al netto del divieto di salita, ormai già introdotto da anni ma scarsamente rispettato. I lavori proseguiranno anche nelle prossime settimane.